via la conferenza stampa dell'Attila Basket Porto Recanati in attesa del playoff contro Todi. Abbiamo il coach Nicola Scalabroni, il presidente Giuseppe Pierini e l'allenatore in seconda Paolo Cuna. Chiedo innanzitutto al presidente di fare un po' un punto della stagione sin qui. L'Attila ha chiuso la regular season al quarto posto e adesso si appresta ad affrontare Todi per il primo turno dei playoff. Noi il primo anno di Serie C Gold avevamo iniziato 2 anni fa con un progetto importante. Sappiamo tutti la motivazione che ci ha portato a creare questo progetto, lo vogliamo portare avanti nel miglior modo, e la dimostrazione è che l'anno scorso già abbiamo vinto il campionato di C-Silver e quest'anno abbiamo iniziato questa attività con la programmazione di far bene anche quest'anno. Chiaro che quest'anno abbiamo iniziato, non avevamo dei grossi punti di riferimento, anche perché è il primo anno che facciamo la Cicotta, però c'erano tutte le premesse per far bene. Non conoscevamo le altre squadre, quindi era difficile dire facciamo bene, però sì, dobbiamo sempre confrontarci con le altre. Però gli esperti ci avevano detto che avevamo fatto una squadra di livello, e io sinceramente ho creduto a questi messaggi fatti da esperti, non da noi, per i motivi che dicevo prima, che non potevamo confrontarci con le altre squadre, quindi era difficile fare una previsione. Ci abbiamo messo tutta la buona volontà, abbiamo cercato di fare il massimo, l'abbiamo dimostrato in molti momenti, abbiamo dato il massimo, in alcuni momenti forse abbiamo, diciamo, la squadra non ha recepito il messaggio, sono state delle giornate in cui abbiamo un po' perso le redini di quello che doveva essere la nostra progettazione nel proseguo del campionato. Ci sono stati dei punti, dei momenti negativi, la maggior parte sono stati, devo dire, dei momenti positivi. Volevamo arrivare tra le prime, in linea di massima ci abbiamo raggiunto il risultato. Chiaro che non avevamo previsto Osimo, nessuno avrebbe previsto Osimo. Il comportamento della squadra e della società sin dall'inizio, perché si parlava che non si doveva nemmeno iscrivere addirittura, oppure se si iscriveva era l'ultimo anno che avrebbe fatto la Cicotta, quindi nessuno aveva ipotizzato e previsto che Osimo avrebbe fatto un campionato del genere. Quindi facendo un'analisi globale di quello che ha fatto l'Attila Junior Basket, posso dire che in linea di massima abbiamo recepito quelli che erano i nostri programmi. Adesso è chiaro che tutto si azzera, il playoff è un inizio di un altro campionato. Abbiamo dimostrato che possiamo essere tra le prime e abbiamo dimostrato solo questo. Il campionato per me inizia adesso, perché si parte da 0-0, quindi oltretutto 12 squadre faranno il playoff. Noi siamo arrivati terzi, poi ci hanno messo al quarto posto perché con Bramante avevamo dei scontri diretti sfavorevoli, quindi va bene, ci sta bene, però ripeto, playoff è un altro campionato e vincerà questi playoff chi si arriverà fisicamente bene, avrà una panchina lunga, ci vuole anche un po' di fortuna perché si perde una partita, due e si esce fuori, quindi ci sono una sommatoria di elementi, oltretutto alla bravura, chiaro, della squadra. Questa sommatoria di elementi che fanno sì che possono completare quello che può essere il progetto. Quindi ecco, l'augurio è quello di continuare su questa strada ed arrivare a una soluzione e in funzione alla programmazione che abbiamo fatto sin dall'inizio. A quasi 2 anni dalla fondazione di questa società, ritrovarsi comunque a lottare come una delle squadre più attese in questi playoff, immagino comunque sia motivo di orgoglio. È motivo di orgoglio, sì, perché 2 anni fa giocavamo in promozione, quindi è un risultato grande per questa realtà sportiva, per questa cittadina, trovarsi a giocare con Civitanova, con Osimo, con Pesaro, con le squadre di Pesaro, quindi è un grosso onore per noi partecipare a questo campionato. È chiaro questo che non è un traguardo, noi vogliamo, siamo, diciamolo chiaramente,
siamo ambiziosi, anche perché siamo arrivati qui perché vogliamo perseguire un risultato e cercheremo in tutte le maniere di perseguirlo, e ci abbiamo le qualità per farlo. Ecco, ricordiamo poi a titolo informativo che con appunto l'inizio dei playoff l'orario delle partite si sposterà alle ore 21:15 sempre qui al Palamedi, quando appunto servirà anche il calore dei tifosi. Sì, perché con questi orari alle 6 del pomeriggio, che è ancora il giorno, soprattutto il nostro è un paese turistico, quindi al pomeriggio alle 6 diventa, noi vogliamo il calore del pubblico, il famoso sesto uomo che ci dia una mano, perché tutti i giocatori hanno bisogno del sesto uomo. Lo chiedono, noi cercheremo tutte le maniere per assecondarli, e l'orario preciso per noi in questa realtà sportiva che è Porto Recanati è quello della, adesso attualmente è quello del sabato sera alle 21:15, quindi colgo l'occasione per rimarcare questo appuntamento che è sabato prossimo alle 21:15, quindi un appello che faccio ai tifosi che vengono numerosi, perché ne abbiamo bisogno. Grazie. Ora passiamo al coach Scalabroni. Le chiedo, coach, quali sono un po' le sensazioni all'interno dello spogliatoio prima appunto di questo attesissimo appuntamento, e come vi state preparando appunto per la partita con Todi? Allora, prima di tutto mi unisco al messaggio del presidente, che siamo 2 anni che stiamo facendo campionato di Serie C e di C Gold, e partire da zero sicuramente con una buona squadra, perché abbiamo costruito un buon gruppo di lavoro, un gruppo coeso che lavora bene in settimana e è consapevole del campionato, del progetto che sta facendo, del percorso che ha fatto. Però non è facile riuscire a fare bene il primo anno e fare bene anche il secondo anno. Sicuramente abbiamo una buona squadra, ma niente è scontato, e secondo me abbiamo fatto un ottimo campionato nonostante 2 momenti in cui siamo andati in down sicuramente, ma poi questo fa parte del percorso, e secondo me questi momenti sono momenti in cui la squadra riesce a, se quando riesce ad uscirne ne esce più forte, e secondo me stiamo bene in questo momento. Arriviamo da un mese in cui abbiamo fatto molto bene in campo, i 2 innesti che abbiamo avuto, Zandri e Tibbs, anche se poi Tibbs è stato un innesto per 2 sole partite, ci hanno comunque permesso di allungare le rotazioni e di allenarci meglio. Nell'ultimo periodo, in cui ci sono anche rientrati i giocatori che a gennaio-febbraio erano infortunati, siamo riusciti ad entrare in campo con un altro piglio, ma soprattutto con un'altra fisicità, con un'altra aggressività, tenendo 40 minuti di grande forza fisica e di grande pressione in campo, e questo penso che sia poi quello che potrebbe fare la differenza nei playoff, perché avere un gruppo di 10 ragazzi, 11 ragazzi, perché anche il giovane Alfonsi, secondo me da quando è arrivato da settembre ad oggi, è un altro giocatore e l'ha dimostrato nell'ultimo mese, avere questo gruppo di 11 giocatori per noi può fare la differenza, e dobbiamo sfruttarlo, dobbiamo essere bravi come nelle ultime giornate a far sì che questo sia per noi un punto di forza. Ecco, dunque, come detto, il prossimo avversario sarà Todi, che è stato anche l'ultimo avversario dell'Attila nella regular season. Le chiedo se secondo lei questo sia stato un bene o un male, appunto, affrontare la stessa squadra che poi si andrà a affrontare ai playoff anche nella partita subito precedente. In realtà ci interessa poco, nel senso, noi sappiamo che questo primo turno è fondamentale, perché comunque passare il primo turno vuol dire poi avere sicuramente una situazione differente per il secondo turno, perché 5 su 6 poi passerebbero in Serie B, quindi noi sappiamo che questa è una finale dove il primo turno bisogna affrontarlo nella maniera giusta, senza pensare a quello che è stato in campionato, perché il più 20 casalingo, il più 25 fatto una settimana fa sono poco veritieri, perché il più 20 casalingo è stato a dicembre e quindi sicuramente ne è passato di tempo, e il più 25 per noi è sicuramente un'ottima situazione di partenza, ma loro erano senza 2 stranieri e bisogna essere consapevoli che noi siamo sì una squadra forte, ma che loro avevano 2 pedine fondamentali in meno, e quindi bisognerà affrontare Todi con la testa giusta, nel modo giusto, sapendo che quando si arriva ai playoff e quando
Si arriva a una partita così importante, bisogna affrontarla nel modo migliore possibile, bisogna affrontarla con il coltello tra i denti, perché loro verranno con la stessa voglia che abbiamo noi di poter vincere, metteranno il campo il 120% e noi dobbiamo essere pronti a ribattere colpo su colpo, sapendo che la prima è in casa, e quindi ci aspettiamo anche un enorme sostegno da parte del pubblico. Perché pensiamo che ci sia comunque trasporto in paese e perché pensiamo che ci sia voglia anche da parte di chi ci sostiene di vederci far bene in campo, e quindi noi vogliamo entrare in campo per far bene, per far capire che siamo la squadra che può far bene in questi playoff. Un'ultima domanda: cosa cambia anche dal punto di vista della preparazione da una partita di regular season rispetto appunto a una partita di playoff, quando appunto non si può sbagliare, perché poi non c'è magari la possibilità di rimediare nei turni successivi, diciamo così? Beh, in realtà credo che siamo una squadra pronta, molto pronta a fare questo. L'abbiamo già dimostrato l'anno scorso, dove per un anno intero ci hanno dato favoriti per tutte le partite e ci hanno dato favoriti ai playoff. E anzi, questa cosa noi ci fa rendere anche di più, perché ci piace il fatto di poter giocare partite importanti, e ho una squadra che in queste situazioni si esalta, e quindi sicuramente ci cambia nell'aspetto positivo della cosa. Poi cambia il fatto che giochi sempre con la stessa squadra, quindi e giocando molto ravvicinato, in realtà ti alleni poco. Quello che è stato fino adesso fatto è la base per i playoff. In realtà ci adeguiamo a livello tattico, quindi è una situazione più mentale, più di caratteristiche tattiche, di dover cambiare alcune cose magari per adeguare delle nostre situazioni alle loro situazioni e viceversa. Però io in questa cosa qui ho enorme fiducia sulla squadra, perché l'abbiamo dimostrato tutto l'anno. Nelle partite decisive abbiamo sempre dato il nostro e fatto bene, abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto quest'anno. Credo che siamo solo in attesa in questi 10 giorni di presentarci sabato sera per far bene e per dimostrare che siamo pronti per toglierci le nostre soddisfazioni. Grazie coach. Grazie. Passiamo ora a Paolo Cuna, allenatore in seconda e allenatore della squadra appunto di Serie D dell'Attila Basket. Ecco, non solo playoff di C-Gold, ma anche appunto la squadra di Serie D si è appunto piazzata in un'ottima posizione per poter appunto disputare questi playoff. Allora, partiamo dal fatto che anche noi eravamo neopromossi, perché venivamo dal campionato di promozione. Quindi anche noi non conoscevamo bene il campionato di Serie D, il livello e tutto quanto, quindi diciamo che ci eravamo dati un obiettivo di raggiungere i playoff e l'abbiamo raggiunto nonostante diversi infortuni, quindi siamo soddisfatti e adesso ci giocheremo questi playoff. Ecco, anche la possibilità di far giocare con continuità molti giovani, un po' una fucina di talenti dunque questa squadra. Sì, sì, un'altra cosa molto positiva che abbiamo fatto giocare tanti giovani di Porto Recanati, quindi siamo felici di questo, l'obiettivo è questo, e l'abbiamo fatto apposta perché crediamo nel nostro settore giovanile e questa Serie D potrebbe essere un trampolino per questi giovani per un giorno ambire a giocare in C-Gold o categorie superiori. Ecco, ci sarà bisogno anche del loro entusiasmo, della loro energia per affrontare appunto il playoff di C-Gold nel primo turno contro Todi. Sì, sì, loro ci danno una mano anche negli allenamenti della C, quindi siamo tutta una famiglia e anche il loro aiuto è fondamentale. Abbiamo sottolineato più volte anche come tutti gli addetti ai lavori in questa squadra facciano la loro parte, e sarà necessario ora più che mai per questi playoff. Sì, sì, noi siamo molto uniti come staff, come gruppo, con la dirigenza, quindi ci sentiamo ogni giorno e siamo sempre sul pezzo per fare sempre il meglio per l'Attila.